per Nexit Advisor a questa analisi sul FUTSMIB. Faremo sul settimanale, sul mensile. Guarderemo all'indice cash e non al derivato. Sarà brevissima, ma vi illustrerà i livelli e i punti chiave da attenzionare nei prossimi mesi. Vi invito, nel mentre guardate il video, a leggere il disclaimer che trovate il link sotto e a cliccare ad iscriversi al nostro canale. Bene, molto bene. Allora, analizzeremo solo due time frame, il settimanale e il mensile, appunto. Partiamo dal mensile. Cosa abbiamo segnato nel nostro grafico? Alcuni, diciamo così, minimi e massimi rilevanti di periodo, quello dell'anno, 14.153. Quello di questo quarterly, di questo trimestre, a 17.636. Poi abbiamo segnato il massimo di periodo, il massimo di periodo decennale, che è questo qua, a 25.483, e volendo possiamo segnare anche il 21.133. Dove l'indice cash ci sta proprio sta battendo, che sta battendo con i prezzi di stamani, e dove peraltro si trova il fair value gap tra 21.133 e 21.740 da riempire, a mio avviso, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Allora, per quanto riguarda il mensile, vediamo che c'è una lateralità diffusa ormai da oltre 12 anni, dal 2008-2009 ad oggi, però a mio avviso credo che questa volta sia la volta buona per poter far breakout dei massimi allineati nel 24.558. Il movimento che si sta configurando adesso sembra avere una grossa spinta, e per quanto riguarda appunto l'analisi sul mensile, credo che sia quantomeno possibile il riempimento di questo fair value gap e entro fine anno andare a ridosso dei 22.735, che non è altro che il bullish order block da cui è partito il movimento ribassista che ha connotato la prima metà del 2000 e la prima parte, diciamo così, del 2020. Quindi, se questa dovesse essere la candela di fine mese, ammesso e concesso che mancano ancora 10 sedute, questa è una candela tipicamente bullish con una forza della domanda notevole. Questo potrebbe diventare, questa candela su cui sotto c'è la freccia, potrebbe diventare un bullish order block. Aspettiamo a disegnarlo, ma potrebbe essere così. E questa candela verde potrebbe essere un breaker dove è stata avvicendata la struttura ribassista, laterale ribassista, che ha connotato i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, e che verrà presumibilmente breccata per andare a conquistare i livelli che abbiamo detto. Guardando su un time frame a più alto respiro, credo che sulla prima parte dell'anno e il 2021, alla luce delle novità che può portare anche l'introduzione di un vaccino e attraverso le misure espansive, sia lato BCE quantitative, il roll delle asset litro, così come delle misure espansive che prima o poi dovranno essere messe in atto dal governo, anche da un punto di vista fiscale, il MIB possa accelerare, avvicendarsi su alcuni titoli presenti in portafoglio, magari con alcuni lo star, andare a fare il breakout del massimo a 25.483, l'all-time high di questo lungo periodo, riempire il fair value gap e nell'arco del primo trimestre, massimo semestre, quindi maggio del 2021, andare a ridosso della sell zone e quindi del bullish order block a 27.529, 28.108, che non è altro che, diciamo così, un livello che è rimasto non riempito da agosto del 2008. Scendendo sul time frame mensile, quindi andando più a stretto rigiro, vediamo che l'indice si è appoggiato esattamente nella quarta settimana di ottobre sul bullish order block del mese di maggio, da cui è partito il movimento rialzista. È stata, diciamo così, violata, tutti sono stati violati tutti questi trend line ribassista, quindi è stata fatta un'enorme caccia di stop. Credo che con il gap di stamani, al di là di alcuni piccoli pullback, possa essere riempito velocemente il fair value gap tra 21.133 e 21.650 per arrivare ad inizio
ad inizio di dicembre arrivò sull'area 722-734, che era il bullish order block mensile, e più esattamente nel momento in cui scendiamo su tempo inferiore, ovvero sul settimanale, a 23.200. In quest'area probabilmente il MIB cash prenderà una pausa. Da segnalare questo gap, di apertura, della scorsa settimana, non credo che per il momento verrà riempito, ce lo lasciamo forse aperto, anche se in ogni caso, qualora dovesse fare un movimento di ritracciamento, una volta fatto lo stoppante sopra i 21 e 133, l'area 19.202, 18.942 è divenuta order block, bullish order block, in concomitanza anche con il breaker di rottura, appunto, di avvicinamento della struttura ribassista e rialzista. Credo sia una buona area supportiva eventualmente per integrare le nostre posizioni long sull'azionario Italia. Quindi una visione bullish, una visione fortemente rialzista. Vediamo come chiude il mese, ma per adesso a metà del mese sembra che l'indice, il cash tenga. Non ci sono al momento gravi preoccupazioni per quanto riguarda i mercati, se non quelle che di fatto il mercato ha già completamente, a mio avviso, scontato. Quindi rimaniamo rialzisti sull'indice, con primi obiettivi appunto riempimento del fair value, e secondo obiettivi entro dicembre al ridosso del bearish order block, da cui è partito il movimento ribassista. Bearish order block nonché bearish breaker, da cui è partito il movimento ribassista, che ha connotato i primi 3 mesi dell'anno in area 23.190-23.000. 330. Detto questo, vi auguro un buon inizio settimana, buona fortuna e buon trading da Nexit Advisor Leonardo Franci.